Abbiamo fatto una classica pasta di semola di grano duro, quindi un chilo di semola, 10 uova, un pizzico di sale, un filo d'olio extravergine d'oliva e un 2-3% di cacao, per dargli il senso, perché marrone? Perché vogliamo dare il senso della crosta della porchetta, giusto? La porchetta è stata passata a tritta carne, ma quando io vado a prendere il panino con la porchetta, la chiedo sempre grassa, un pochino grassa, magra, e con un fegatello e un pochino di crosticina. Quindi qui abbiamo passato proprio tutti questi ingredienti nella nostra, e abbiamo creato una farcia dove abbiamo il 40% di porchetta e il 60% di ricotta, che dà un pochino di pastosità al ripieno. Adesso vi faccio vedere velocemente la preparazione della caramella e poi andiamo ad assemblare il piatto. Allora, ti chiedo, che cos'è questo? Questo è l'ingrediente che dico solo alla fine. Ah, scherzavo. Ecco, io già ho tolto ho rovinato tutti quanti i giochi. Allora, benissimo, Moreno, io ti lascio preparare e ricordo semplicemente che la vostra base naturalmente è ad Assisi, però anche voi avete modo di spostarvi in ogni dove, se così possiamo dire. Sì, sicuramente, noi siamo un catering e praticamente siamo due fratelli, io e mio fratello Mirko, il nostro chef che adesso anche lui arriverà, Gabriele Simonetti, e siamo un catering che lavora principalmente in tutta l'Umbria. Noi abbiamo un grande nostro limite, che possiamo fare 3 matrimoni in un giorno, perché noi i matrimoni li vogliamo seguire personalmente, quindi abbiamo un nostro brand totalmente di... lavoriamo un po' con il Made in Italy in tutti i sensi, e ci divertiamo. Io con i miei chef facciamo spesso una nostra tavola rotonda dove creiamo, così giochiamo intorno ai nostri ingredienti del territorio e creiamo nuovi piatti, tutto qui. Allora sì, abbiamo preparato le nostre caramelle e la salsa al panino savioia. A tutti quanti piace, penso, la crosticina della porchetta, eccola qua, noi l'abbiamo essiccata in forno, quindi abbiamo fatto perdere tutto il grasso alla crosticina, l'abbiamo proprio disidratata e l'abbiamo mixata fino a rendere una polvere di crosta di porchetta, perché la parte croccante, la porchetta senza la crosta non va bene. La mettiamo sopra a dare proprio un pochino di croccantezza, come vedete, e il piatto è pronto.